viaggio come se fatto di Massimiliano, hai provato il volo e poi ci sarà la pratica. Che emozione è essere a questa festa? No, ma è bello vedere l'entusiasmo dei ragazzi che si divertono e che non vedono lo sport come competizione ma come puro divertimento. Questa è la cosa più grande. Poi io rappresento i disabili, quindi mi fa piacere vedere che nel basket, ad esempio, hanno portato le sedie per il basket in carrozzina, adesso giocando a volley, chi si sente un po' più nanerottolo ha scoperto che esiste il sitting volley e si può giocare seduti per terra. Insomma, mi è bello vedere questo tipo di integrazione. Poi io a calcio sono commentato, non ho azzardato a tirare, se no mi colava la gamba. Massimiliano Rosolino, capitano, seconda edizione per te della Premier Sport Camp. Come hai visto la prima festa di quest'anno? Giuse ha detto che i bambini non hanno l'agonismo, ma questi fanno paura. Cioè, se potevano. Poi miravano quelli della pallavolo, proprio miravano a me. Cioè, non è che cerchiamo di fare punto, preferiamo prendermi insomma il petto. No, è bello vedere, insomma, ci sono tante persone che arrivano qua perché sono curiosi. E la curiosità comunque è una cosa che insomma contraddistingue i bambini. Però dietro ai bambini ci sta una famiglia, ci sono tante persone che magari sono un po' più pigre, che hanno paura perché si vergognano, perché magari non ci sono dei mezzi. E ci vuole poco per tenersi in forma. Questo è anche un modo per, insomma, tramite il CSA di questo progetto di McDonald's, deve convogliare, portare le persone a conoscere lo sport. Lo sport vuol dire sentirsi in forma, seguire comunque un regime, quello da livello alimentare, quello educativo. E Giussi ha detto che insomma lo sport unisce chiunque, perciò oggi siamo qui appunto per essere i capitani veri. Ricordiamo l'impegno a cui sarete chiamati quest'anno, davvero importante. Quante città e quanti bambini coinvolgerà il progetto per lo Sport Camp? Io dico le città, vediamo se sei preparata sui bambini. Sì, sono preparata. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, sempre più città, circa 30 città. 30 città, perciò quanti bambini? Circa 10.000. Mister, ci serve lui per tenerli a bada. Ci serve il mister per tenerli a bada. E non riesce ad allenarli tutti. 10.000 sono tanti. Che consiglio può dare a questi nostri atleti che sono chiamati a portare lo sport in 30 città e a far avvicinare 10.000 bambini? Più che atleti, questi sono dei campioni e quindi il fatto che ricordano solo il loro passato, la disciplina con la quale hanno ottenuto i risultati, sono sicuramente degli educatori nati, perché non sarebbero arrivati dove sono arrivati se non avessero avuto queste qualità. Domani c'è il derby, il Milan-Inter, lei conosce benissimo tutte le squadre.